Cosa stiamo preparando? Allora, quest'anno può essere un piatto definito una novità, ma andiamo proprio indietro nel tempo, perché facciamo i ravioli al vino, ma nella versione diciamo moderna. È la prima volta, penso, che vadano in tavola, che vada in tavola un piatto del genere, perché in passato si faceva sempre il raviolo bollito, cotto nell'acqua e sale e tutto, poi si versava il vino che si aveva sul tavolo nel piatto. Invece io ho fatto una salsa proprio al vino con carne, tipo una salsa da brasato più liquida. Che sarebbe questa? Di gusto sarebbe questa, sì, o quella del genere. La verserò nel fondo del piatto e i raviolini cotti in acqua e sale normalmente andranno a tuffarsi in questa salsa che secondo me sarà un po' più completa del piatto che si faceva nella tradizione, perché qui troviamo i gusti e i profumi che si trovano anche poi, si possono trovare in un brasato, in una carne cotta al vino, con i vari profumi anche nell'orto. Quanti minuti lasci cuocere? I vini sono freschissimi, quindi da quando inizia a bollire l'acqua un paio di minuti. Paio di minuti e sono pronti. Quindi versi direttamente nel piatto la salsa di vino. Sul fondo, sì. Si potrebbero anche saltare le padelle insieme, ma farebbero un colore unico. Io preferisco vedere la differenza di colore. Giustamente anche l'occhio vuole la sua parte. Questo sì. Quindi scoli i ravioli e li adagi sulla salsa. Per completare il piatto naturalmente possiamo mettere come decorazione le erbe che sono servite per la cottura sia del ripieno del ravioli che... Noi abbiamo del rosmarino, dell'alloro. L'alloro, all'occorrenza anche il timo, mettiamo ancora della polvere di prezzemolo intorno ed il piatto è pronto da gustare adesso. Questo piatto è stato preparato da Flavio Scaiola, chef titolare del ristorante albergo Vecchio Tre Stelle a Barbaresco.